compagnia cantante radical chic di merda comunista contro il poliziotto che ha stecchito quello sporco negro che lo ha aggredito con un coltello. Dicono, poverino, aveva problemi mentali, doveva essere curato, l'accoglienza non è stata fatta in maniera adeguata, il poliziotto doveva sparare al massimo alle gambe e disarmarlo perché è addestrato a fare questo, e fanno manifestazioni in memoria di quel negro di merda di cui nessuno sentirà la mancanza, come dice Salvini. Innanzitutto la polizia italiana non è addestrata a disarmare chi ha un coltello. Poi un coltello a distanza ravvicinata è molto più pericoloso di una pistola, ti fa ferite molto più gravi. Io naturalmente sono addestrato per difendermi contro chi è armato di armi bianche, ma non è una passeggiata, non è come nei film. Non puoi disarmare uno con un pugnale. Quando sono stato costretto ho sempre subito delle ferite anche serie. L'unica cosa è abbatterlo. Non capisco perché sia indagato il poliziotto, legge italiana di merda. In Germania e Francia recentemente ci sono stati episodi di negri o musulmani che hanno aggredito delle persone e le hanno anche uccise. La polizia li ha freddati semplicemente. Non mi risulta che i poliziotti siano stati indagati, anzi sono stati premiati. Ciao Alberto, allora ho ascoltato prima la puntata e poi il podcast. Allora, due considerazioni. In Emilia, quelli che hanno magari espresso qualche parere favorevole per l'autonomia prima sono quelli che adesso stanno implorando lo Stato per quello che riguarda i danni dal post-alluvione, sia in provincia di Reggio Emilia, sia in provincia di Ravenna, sia in provincia di Bologna, di Forlì Cesena, eccetera. Quindi non la menassero con ste puttanate. Poi non so i veneti come la pensino, ma io capisco l'orgoglio locale, ma puoi avere il tuo orgoglio locale anche all'interno dello Stato italiano. Per tutto il resto penso che Stoccarda debba andare a cagare. Ciao Alberto, mo devi essere obiettivo e onesto, ma secondo te è normale che una cartolina la spedisci e arriva dopo due mesi da nord a nord, fermo, da fermo, punto A fermo, nord, un secondo solo, eccezionalmente mi inserisco, ma poi magari si vuole farla partire dall'inizio. Ma secondo voi è normale nel 2024 mandare ancora le cartoline? Andiamo avanti. Conclusione della puntata: la Juventus ieri ha perso 1-0 con... Ciao Alberto, mo devi essere obiettivo e onesto, ma secondo te è normale che una cartolina la spedisci e arriva dopo due mesi da nord a nord, da punto A nord, punto B nord, ci mette due mesi? Una l'anno scorso dalla Sardegna non arrivò proprio, invece in Puglia arrivò dopo una settimana, e questa volta da Torino è arrivata anche in Puglia nel giro di 10 giorni. Quindi signori miei, al nord voi state messi proprio male. E lo devi dire Alberto, devi uscire i coglioni e devi dire, ti becchi un'altra denuncia, devi dire che la posta fa schifo. Buona giornata. Un'altra cosa Alberto, per farti capire l'efficienza delle poste del sud, l'anno scorso quando spedì la cartolina a mia sorella che doveva arrivare a Monopoli, Bari, mi sbagliai io a mettere il numero civico. Ma tu lo sai che la cartolina arrivò comunque a casa sua? Cioè, per farti capire, invece a certe persone non arriva proprio al nord, non arrivano proprio, o arrivano dopo due mesi, è uno schifo. Stop. Buongiorno Gottardone, sono 11 gradi centigradi qua a Liverpool, Regno Unito.
e aspettiamo il morning show 5:52 AM. Aspettiamo il morning a cazzo stra duro. Sa, 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 check, sa, check, 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 mic, check, check, microfono, sa, sa, check, microfono. Buongiorno, non è ancora venerdì, ma andate comunque a fare in culo. Buongiorno amici del Morning Show, 24 ottobre 2024 e continua imperterrita la sfida nella chat di Telegram del Morning Show tra Miguel Sommi e il Legionario. Una sfida senza esclusioni di colpi. Però posso dire una cosa, ci avete scassato la minchia. Buongiorno bestiacce. Buongiorno postini che suonano sempre due volte la tromba, ovviamente, e letterine o letteronze che altro non aspettano che essere scartate. E dunque volevo anzitutto ringraziare Pasquale, perché dopo ben due mesi di giacenza è arrivata una sua cartolina a me da quel di Torino, perché anche i cosiddetti terroni ogni tanto salgono al nord. E dunque, se questi sono i tempi delle poste e sono tutti, come dice lui, sacchetti a perdere, io davvero vorrei sentirmi un po' ibrida per vedere che cosa dicono dall'altra parte. E voi cosa mi dite? A più tardi. Gottardone, qui è Nex, il camionista del nord-est. Ma non senti quell'aria frizzantina vogliosa di andare in figa? Non la senti? A tal proposito, volevo invitare Davide, giovane studente. Vieni una sera fuori con me che ti porto io dalle sessantenni. Sì, è normale, io ogni tanto le mando quando vado in vacanza, vado fuori, così quando arrivano la gente è un po' più contenta. Che ha ragione Pasquale, a volte ci mettono un mese per arrivare, due mesi no, un mese. Ciao Pasqua, ti spiego il perché al nord non arrivano più le cartoline, perché sei l'unico che le spedisce. Ciao. Sì, ma al sud non serve il numero civico, sono tre case per via, il postino vi conosce a memoria. Comunque sì, sì, il nord fa schifo, fa schifo, fa schifo, fa schifo. Ripigliateveli, ripigliateveli, ripigliateveli tutti giù! Pasquale, zappatore del cazzo, ma vai a fare in culo! Legionario, l'unica cosa per cui sei stato addestrato te è far firmare la consegna delle raccomandate e il bigliettino quando vengono recapitati i pacchi. Ti ricordo sempre che sei un semplice postino, un portalettere. Buongiorno Alberto, possiamo contattare il vecchio pensionato col cazzo moscio di Stoccarda per chiedere che temperatura c'è in quella città di merda oggi? Giusto per curiosità. Caro Pasquale, ti voglio bene dentro l'anima, ma spedire cartoline come dice Gottardone nel 2024 mi sembra una cosa da vecchi bacucchi, stile Stoccarda, Legionario, Stallone. Dai Pasqualò, ripigliati pure te, dai, per favore. Alberto, è tipico di quelli del sud, non dico i terroni, di mandare le cartoline per far vedere dove sono andati, no? Saluti da... è sempre la stessa cartolina dagli anni 60, non l'hanno mai cambiata. E ci sono le foto, ormai con le foto mandi la foto a tua sorella, meglio ancora, no? Però non ci puoi scrivere sopra, dietro, mettersi francobollo, scrivi davanti. Saluti da Torino, tuo fratellino Pasqualino. Numero uno Pasquale. Io le cartoline mandavo da Amsterdam, ti racconto questo, prendevo francobollo più grosso che c'era e sotto ci mettevo i trip, che erano i francobollini, quelli di acido, di LSD, ce ne stavano 4 o 6, dipendeva dal francobollo, le cavi francobollo solo intorno e in mezzo mettevi 4 o 6 acidi, spedivi all'amico con la scritta da bimbo, ciao, sono attento... contento di salutarti, sono con i miei genitori in Olanda. Sì, ero io. Sono al top. Le cavi francobolli.
però solo il bordo, perché dentro devono starci gli altri. Mica sono me! Sei proprio un coglione di livelli inimmaginabili. Gente di tutta Italia, ascoltate! Voi fascisti o comunisti, terrestri o asgardiani, cristiani o seguaci del maligno, cisgender o gender fluid, pro-vax o no-vax, contribuenti o retributivi, il Morning Show è un programma senza filtri. Ogni riferimento a fatti e persone reali è del tutto in tono scherzoso e non diffamante. Se le parole forti e le idee sguaiate vi disturbano, avete 30 secondi per cambiare canale. Morning Show dalle 7 alle 9, Gottardone ti sorprenderà. Fasci comunisti, fighe imprenditori, loro ti diranno poi la verità. Morning Show dalle 7 alle 9, se lo ascolti non ci crederai, 4-5 volte al giorno fanno l'amore. Costano nel mare in mano 5-6 al giorno. Se vabbè, ma vai a fare in culo. Morning Show dalle 7 alle 9, è ora di finiamola con sto schifo. Morning Show, noi dobbiamo andare avanti. Buongiorno, 24 ottobre 2024, Sant'Antonio Maria Claret. E ricordate, la differenza tra chi riesce e chi fallisce non è nel talento, ma nella perseveranza. Ciao! Eccola là, la cazzata dello Stallone. Faceva pure il narcotrafficante, si parla di cartoline, lui trafficava trip sotto i frangobolli. Ma vai a fare in culo, Stallone, vai a fare in culo! Vabbè, una telefonatina allo Stallone, ci sta, perché oggi doveva andare, non so, in quale struttura a prendere le misure, non della cassa da morto, ma della nuova gamba bionica. E poi questa cosa che trafficava trip con le cartoline è molto interessante. Una telefonatina allo Stallone, ci sta tutto. No, no, come suggerisce Simone Runi con questa musica, no, la telefonina allo Stallone, no, la telefonina, che cazzo dico la mattina quando non faccio colazione? Nessuno che mi fa la colazione, ecco, tu capisci di non essere amato quando sei a casa che stai facendo il Morning Show, in realtà non sono neanche a casa mia in questo momento, e nessuno si alza per farti un cazzo di caffè, ma vaffanculo, va. E allora la musica triste è anche per me che non faccio colazione la mattina, ma... e anche per lo Stallone Maremmano, io non me la sento di chiamarlo, è un pezzo che non lo chiamo, perché costui a cui è stata amputata una gamba quest'estate è da tanti mesi, inizia a essere un periodo veramente lungo, ricoverato in varie strutture ospedaliere in Toscana, e lo Stallone mi manda dei messaggi agghiaccianti che danno l'idea che gli sono esplosi i coglioni, che non fa un cazzo la mattina, la sera si era allenato per non fare un cazzo la mattina e la sera, però non fare un cazzo la mattina e la sera, seduto o sdraiato in una stanza, al massimo puoi andare alla macchinetta del caffè, è veramente dura, io l'ho provato tanti anni fa, so cosa vuol dire, e quindi non tratto con ironia la vicenda umana, che è anche un po' disumana, dello Stallone Maremmano, che poi ti racconta che lui faceva il narcotrafficante postale con i trippini. Ma vaffanculo, Stimone. Però niente, lo Stallone l'altro giorno mi ha lasciato un messaggio che era veramente agghiacciante. Vi do l'idea della noia, della tristezza e anche della... così del decadimento che c'è nella situazione dello Stallone. Sentite Alberto, non so se senti bene, c'è poca linea qua, cazzo. Comunque mi sono svegliato, ho fatto la doccia, sono sceso ora, non mi sono ancora collegato al morning, volevo raccontarti una cosa di stanotte. Alle 2 c'è la luce del corridoio, vedo arrivare apro gli occhi, mi scoprono, apro gli occhi, vedo una ragazza di colore e un'altra non di colore, diciamo, e che mi alzano il coso, mi dicono: ah, non c'è il pannolone. Io ho detto: che cazzo vogliono queste due? Perché pensavano, non mi conoscevano, era la prima notte che facevano con me, quindi non conoscendomi, non sapevano se avevo il pannolone o no.
Comunque belle tipe, non ricordo più benissimo, però belle gnocche, sì. Sì, 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 va bene, ti ho raccontato questo particolare. Pitigliano piove, 15 gradi ma piove, porco zio, ciao. Capite? Capite che poi alla fine, come fai a fare ironia su sulla carcassa di questo uomo senza una gamba, a cui rimangono dei ricordi lontani e molto, molto spesso, molto probabilmente anche immaginari, di quando lui tirava le molotov, di quando lui ha sfidato la mafia, di quando lui poi alla fine è finito a brandire una mazza da baseball contro dei ragazzini, si è preso anche una denuncia, è andato a far finta di pippare in chiesa, era finito a fare... a chiedere l'elemosina davanti ai supermercati con un cane che quando glielo portano all'ospedale non se lo incura neanche. Ecco, lo stallone abbandonato da tutti, abbandonato anche dai cani. Io non lo abbandono, ascolto quasi tutti i messaggi che mi manda, perché delle volte quando c'ha linea me ne manda veramente una quantità industriale, però io gli voglio talmente bene che non voglio coinvolgerlo in questo programma. Lo stallone va lasciato dov'è? Lì su una carrozzina con una gamba in attesa di essere ricoperta da un altro prolungamento di plastica, con una protesi che spero imparerà poi ad usare. Io spero che ad una cena del morning show poi arriverà claudicante come me lo stallone, che è la conferma che chi va con lo zoppo inizia a zoppicare. Ma siccome lui deve sempre fare le cose un po' più degli altri, io che sono zoppo, a me mi ha superato ed è diventato l'amputato maremmano. Ecco, io lo saluto, lo ringrazio, gli mando i messaggi che stanno mandando i nostri ascoltatori, che magari non conterranno un po' di umana pietà o un po' di nostalgia. A me manca lo stallone che fu e che non sarà mai, e che probabilmente non è neanche mai stato. Vai, Simo. Ma Gottardone, chiama il sostituto Stallone, next camionista del Nord-Est, che è meglio. No, io ce la faccio fare ironia su sto sacco di merda qua. Probabilmente hanno ipotizzato un ipotetico pannolone addosso vedendolo così marcio, sicuramente con la merda nei denti, sto coprofago del cazzo, tutto schifoso, malfatto, deforme. È logico che vai a dire sto qua c'è il pannolone, basta guardarlo, cioè sto schifo qua, sta merda vivendo, vado a fare in culo, vado. Niente, ormai lo stallone maremmano è finito, non è più un personaggio che ti può far fare ascolti. Adesso però in compenso hai lui. Michel Sommi! Michel Sommi! Michel Sommi con le dentine! Ha raccontato palle e io devo andare a processo perché i bimbi minchi hanno raccontato palle? Ma io do fuoco. Non c'è più rispetto. Fatemi dire, da italiano e da lombardo, che sono stufo. Sono stufo e chiedo rispetto. Sono stufo e chiedo rispetto. Poi io ho 15 anni, 16 anni, 77, 78, tiravo le molotov ai carabinieri, alla polizia. Ma non rompevo i coglioni agli anziani. In Italia non c'è più rispetto, gli anziani vanno rispettati, le donne vanno rispettate, i bimbi vanno rispettati, gli anziani vanno rispettati, le donne vanno rispettate, i bimbi vanno rispettati. I bimbi avevano 17 anni, adesso hanno 19, li gonfio, minchia se li gonfio, sta tranquillo che prima o poi li gonfio, minchia se li gonfio. È di una volgarità, di un'ignoranza e di una superficialità senza confini. Non solo è una mancanza di rispetto, mancanza di rispetto, mancanza di rispetto, è di una volgarità, di un'ignoranza e di una superficialità senza confini. Non c'è più rispetto per noi anziani, io parlo per me. This is the morning show.